un momento significativo dopo la mostra al forum sull'autismo con le opere dei ragazzi del liceo artistico, inaugurato ufficialmente questa panchina e giardino. Sì, finalmente abbiamo potuto inaugurarla, era prevista per il 2 di aprile, proprio il giorno dedicato all'autismo, purtroppo causa pioggia abbiamo dovuto rimandare a oggi. Sono particolarmente contenta perché quando sono arrivata ho trovato la panchina occupata e chi la stava occupando ha detto che è anche comoda oltre ad essere bella. Abbiamo voluto questa panchina su suggerimento di alcune mamme di bimbi autistici proprio per sensibilizzare sul tema. È una panchina che è stata realizzata da un professore del liceo artistico con la collaborazione dei suoi studenti, i ragazzi delle due quinte, che ringrazio perché ci hanno messo proprio tanta passione nel realizzarla. Per cui ci auguriamo che ogni persona che passa dal parco giochi di Omegna possa vedere questa panchina e fare un piccolo pensiero, un piccolo ricordo su questi bambini molto molto particolari. La prima di una lunga serie, perché altre verranno realizzate? Verranno realizzate delle altre panchine, mi sono state chieste dagli amici di Bagnella, per il parco giochi di Bagnella, sempre in tema parco giochi, perché i bambini sono il nostro futuro e quindi da lì vogliamo partire. L'idea ci è stata proposta dalla professoressa Proserpio ed è stata subito accolta nella nostra scuola, che ha un passato di inclusione e di attenzione per progetti di questo genere. È stata una bellissima esperienza. Il progetto è stato realizzato dal professore Clerici, che ha deciso di decorare la panchina con una serie di ingranaggi che vogliono un po' rappresentare il senso della comunità che deve stringersi attorno alle diversità. Ecco perché c'è un ingranaggio arancione in contrasto con una serie di ingranaggi blu.